propone di dare un'assistenza continua ai cittadini anche nei momenti in cui i medici di famiglia non sono presenti sul territorio, come il sabato, la domenica e festivi. Però ha un significato particolare questa associazione, cioè è un'associazione che non si regge sullo Stato, con i soldi dello Stato, ma sono gli stessi associati che con un piccolo contributo si creano un ambiente sanitario che si interessa dell'ambiente, che si interessa dell'assistenza dal pronto soccorso alla degenza e alla dimissione del paziente, e quindi possiamo dire che veniamo incontro noi allo Stato. Sappiamo la situazione finanziaria in Italia per quanto riguarda la sanità e senza nulla togliere ai medici di famiglia, perché sono i loro pazienti, chi si iscrive all'associazione è lui stesso il socio fondatore di questa associazione. Quindi possiamo dire che l'associazione è del dottor Sica o del direttivo, ma è un'associazione del cittadino. Innanzitutto abbiamo invitato il sindaco. Abbiamo invitato altre associazioni, ho dato io personalmente all'onorevole Amabile e abbiamo cercato pure di contattare l'onorevole Iannuzzi, ci saranno tutti i soci, ci sarà Telecolore che manderà in onda tutta la cerimonia, ma quello che conta, contano i cittadini, che prendono coscienza, siano presenti e vedranno con le loro mani che cosa abbiamo creato. La cerimonia si svolgerà nella stessa sede dove abbiamo un'aula congressuale con circa 50 posti a sedere e con l'autorizzazione del sindaco e del comando dei carabinieri cerchiamo anche di avere uno spazio dinanzi all'associazione per poter svolgere questa cerimonia, che parecchi non sanno proprio di questa associazione. Noi recentemente, con manifesti, con avvisi, stiamo propagandando. Quindi chiedo alla popolazione di prendere coscienza di questo fatto, perché non fanno un'offesa al loro medico, anzi, noi collaboriamo con i loro medici, quindi se qualcuno pensa che iscrivendosi all'associazione cambia medico, questo non è vero, che quella è la casa sua, sceglie una casa dove poter avere dei consigli, ma il medico principale è sempre il medico di famiglia. Noi facciamo quelle cose che molte volte il medico di famiglia non può fare. Elettrocardiogramma, qualche ecografia, qualche poco di fisioterapia, quindi delle visite che non fanno perdere tempo ai cittadini e agli associati che avete fatto e spero che siate presenti pure voi alla manifestazione.